Bentornati su Radio News 24, questo è On Air, interviste e storie. Io sono Francesca e oggi vi porto alla scoperta di un mondo veramente affascinante. Siamo a Genova in compagnia di Alberto Giordano, piacere. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno, grazie di essere con noi Ma grazie a innanzitutto. voi. E allora, per chi ci ascolterà in radio, questo non è visibile, ma invece nel video si vede benissimo lo sfondo che già ci fa capire di che cosa stiamo parlando. Lei è un maestro liutaio. Sì, ho iniziato questa attività appena finito, ho terminato il liceo alla Scuola Internazionale di Cremona, dove ho passato i 4 anni di formazione. Poi ho lavorato da un liutaio americano, Greg Alf, e sono tornato nella mia città nell'87. Ho aperto la bottega che va avanti fino a oggi, in compagnia di mia moglie, con la quale abbiamo sempre lavorato assieme. Ecco, e quando è nata questa passione molto particolare in lei? Ma per caso, direi, facevo il liceo e ricordo che su un giornale, su un settimanale che aveva mia madre, vedo un servizio su questa scuola. Che bello, voglio fare questo. Ed è un'idea che mi è entrata proprio nella testa con determinazione. E poi, casualmente, anche il mio guitar hero di allora, che era David Bromberg, che conobbi a Genova nel 79, disse che voleva smettere di fare il chitarrista per fare il liutaio. Questa fu una conferma. E così sono. Un'illuminazione, se lo vuole fare lui, sicuramente anche la mia strada. Esatto, e quindi arriva Cremona ed è durissima perché venire da una scuola, non aver mai visto una pialla, non aver preso mai un attrezzo in mano fu abbastanza scioccante. Quindi posso dire che non è stato facile, ecco, perché poi la liuteria è una disciplina un po' come suonare, richiede molta attenzione, molta dedizione e la passione viene da sola, questo è perché possiamo Ed dire è, che. e serve assolutamente per poter, Sì. insomma, poi avere la dedizione necessaria. Sì, perché è un mestiere che assorbe completamente la propria vita. Questo è bello, per cui lo suggerisco ai ragazzi, anche se oggi, per essere onesti, bisogna dire che le prospettive sono meno buone di quelle che erano all'inizio degli anni Ottanta. Però è ancora un mestiere che richiama tanto e io ho sempre avuto allievi e adesso, causa un po' il lockdown, in questo momento siamo con la bottega a servizio ridotto e riprenderemo bene. Ed è un bellissimo rapporto quello con gli allievi, ecco, perché si insegna e si impara anche moltissimo. Sì, e poi si ha anche l'impressione, no, di avere tra le mani una tradizione importante da tramandare, no? Un mestiere con una grande storia, ecco, che evoca moltissimo, secondo me. E ecco, lei appunto ci parla di un percorso, insomma, difficile, fatto anche sicuramente di dedizione, di sacrifici, che però le ha dato anche molte soddisfazioni. Io, curiosando un po' sul suo sito web, ho scoperto che lei ha messo le mani anche, per esempio, su un violino suonato da Paganini. Sì, sono conservatore assistente del cannone del violino di Paganini e ho iniziato a seguire il cannone nel 94 e fui chiamato dall'allora direttore di servizio beni culturali, che era questa dottoressa Laura Tagliaferro, e di lì è stato un rapporto continuato che ha cambiato proprio la mia vita professionale, perché il cannone fa parte del tessuto urbano, questo violino di Paganini, il Guarnieri del Gesù del 1743, donato alla città, e di lì esposto dal 1851. È uno strumento particolarmente affascinante, che ha anche cambiato, ha determinato un po' lo stile della liuteria della mia città, di questa regione. Quindi, ecco, essere liutaio a Genova vuol dire avere a che fare col cannone, non si È scappa. un simbolo, è un Sì, simbolo. è un violino, come si può dire oggi, iconico, ecco, perché rapporta in sé tutto il fascino del proprietario di Paganini, il fascino di Guarnieri del Gesù, che è stato uno dei più importanti liutai nella storia, forse assieme a Stradivari. E in più vedere questo oggetto musealizzato nella sua vetrina, ecco, con questo carattere così forte, questo oggetto silenzioso che quando viene tirato fuori canta come un angelo. Quindi, Ecco, dico. io ho visto che appunto c'è stato anche un lavoro di ricostruzione degli accessori che usava anche Paganini quando lo suonava.
Sì, è stato un lavoro bellissimo che ha comportato una ricerca di anni negli archivi, gli archivi genovesi e alcuni privati, e a qualche colpo di fortuna, come sempre succede quando si fanno certe ricerche, perché è necessario anche trovare foto in posti in cui non ti aspetteresti bene. Ecco, perché l'idea è stata quella di confrontare il canone come è arrivato a me e ai miei colleghi conservatori, ecco, e come invece fu donato da Paganini. Abbiamo visto c'erano delle differenze. E il canone dal dopoguerra è stato a poco modernizzato per essere reso più facile all'uso dei violinisti. Ecco, però in questo modo ha perso un po' parte del suo fascino. Allora, cosa è successo? Siamo riusciti a trovare gli accessori d'origine, constatare che non era più possibile rimetterli sullo strumento, ma fare delle copie esatte e rimontarli in modo da, diciamo, da restituire al canone quello che è il suo vestito storico. Il suo aspetto originale. Esatto. Ecco, beh, una storia molto, molto affascinante sicuramente. E poi è bello pensare, no, che ci possa essere una storia di intervento su un singolo oggetto così lunga, cioè che sono così tanti anni, no, che poi ci si può occupare così a lungo di una singola cosa quando appunto ha un valore così, così grande. Sì, perché vedere il cannone, ecco, ha un futuro, ecco quello che noi vogliamo sostenere, che dipende anche dalla grande prudenza e dalla parsimonia nell'utilizzo, purtroppo. Ci bisogna essere restrittivi, non c'è niente da fare per il fatto che abbiamo questa vernice che è come una pelle delicatissima, è viva, è sensibile, quindi anche il sudore del violinista può avere un effetto aggressivo, quasi corrosivo. Bisogna quindi proteggere lo strumento e anche le proprie condizioni statiche. È uno dei più importanti beni culturali che abbiamo in Italia. E che sì, è una banalità, ma che possiamo paragonare a oggetti come la Parigiana, la Gioconda, o come fa parte di questi grandi capolavori beh, in questo caso non dell'arte, ma delle arti applicate, ma le quali però hanno un fascino supplementare, perché il canone ha un utilizzo, che è la musica, è il suono che produce, e quindi il suo fascino rimane amplificato anche da questa doppia funzione, doppia personalità. Dal fatto che poi è un oggetto che è in grado di produrre proprio qualcosa, un oggetto appunto di Sì. artigianato. Sì, è che ci rimanda a Paganini. Ecco, quindi quando vediamo il cannone, in fondo, ecco, vediamo un'icona, ma nel senso vero e tecnico del termine, di vera immagine, ciò che ci riporta al referente che fu il nostro grande virtuoso genovese. Veramente una meraviglia. Ecco, e lei appunto normalmente ha anche degli allievi in bottega. Adesso chiaramente la situazione è un po' contingentata, immagino. Ecco, però insomma, che ci dice dei giovani del futuro di questo mestiere? Dunque, fortunatamente, ecco, la liuteria sta vivendo un periodo comunque di ottima salute, per il fatto che le idee circolano. Quando, per esempio, ero ragazzo, io avere informazioni poteva essere molto difficile, bisogna andarsela a cercare, spesso erano difettose, anche e soprattutto, per esempio, dal punto di vista storico. E oggi, per esempio, abbiamo supporti tecnologici affascinantissimi, che hanno consentito indagini che una volta erano impensabili, per cui noi possiamo avere un quadro generale di quello che è anche la tecnica proprio costruttiva di un violino, molto più efficiente di come poteva essere una volta. Quello che manca un pochino può essere lo stile, qui c'è da discutere, perché le idee circolano e adesso si crea una grande community mondiale nella quale queste idee forse circolano un po' troppo e si rischia di confondere, non capire più se un violino è fatto negli Stati Uniti, se è fatto in Germania, se è fatto in Italia o se è fatto in Australia. Però noi italiani abbiamo una fortuna che è quella del passaporto, perché un violino italiano avrà sempre una peel superiore a quello di uno strumento fatto altrove, per cui quello che dico ai ragazzi, ecco, lavorate sulla personalità, in modo di fare in modo che il vostro violino sia riferibile a un contesto, e in questo caso la nostra liutiera italiana, la quale, per esempio, anche negli ultimi 100 anni, non solo quella classica Stradivari, eccetera, ma tutto l'Otto-Novecento è stato un periodo meraviglioso, e quindi vedo che tanti iniziano a guardare proprio la propria liuteria locale, e questo è un fatto molto positivo. Ecco, quindi è quello che lei ha a cuore, è che questi giovani innovino anche, insomma, magari questo mondo, però mantenendo, insomma, un contatto con l'identità di quella che poi è lo stile della liuteria nel nostro paese, che poi è un'eccellenza nel mondo. Esatto, questa è la questione di appartenenza, è molto importante perché anche l'estero è apprezzato.
Adesso, per esempio, noi con l'associazione Yutai italiani, di cui faccio parte del direttivo, ecco, stiamo pensando anche proprio anche azioni mirate per i più giovani, per coloro i quali hanno più difficoltà a inserirsi in un mercato che in questo momento ovviamente qualche contraccolpo l'ha avuto, però bisogna dire che rispetto per esempio a quello che è il mestiere del musicista, che in questo momento è un disastro totale, ecco, invece per la liuteria all'estero qualcosa si muove, c'è stata un po' meno sospensione di certe attività, c'è un po' più la certezza che le cose comunque si riprenderanno senza problemi, quindi questo è un fatto molto positivo e speriamo che a traino questo voglia dire qualcosa per i nostri Yutai, soprattutto i giovani, e questo anche speriamo poi anche per i musicisti. Beh, perfetto. Allora io, insomma, invito, spero che questo video, insomma, possa essere condiviso anche sui suoi canali, sul suo sito, possa certo, essere volentieri, visto dal massimo delle persone. E quindi a questo punto ricorderei il sito web, che è appunto www.giordanoviolins.com, che è il sito dove io, insomma, ho curiosato prima di questa intervista e ho trovato tutte queste informazioni. È molto interessante, vi invito a visitarlo e io la ringrazio moltissimo di essere stato con noi. Grazie davvero. E buona ultimissima cosa, dobbiamo dare un hashtag di riferimento a questa intervista, che quindi direi gli Yutai italiani, Genova sicuramente, e magari anche l'hashtag Paganini per qualche appassionato che potrà ascoltare un po' della sua storia. Benissimo. La ringrazio moltissimo e le auguro buona giornata. A voi, grazie. Questa intervista purtroppo finisce qui, ma potete ascoltarne molte altre se rimanete sintonizzati con noi su Radio News 24. Questo è On Air, dove storie e interviste non finiscono mai.